Sul paravento d'oro, raggi di luna. Adagio piano sul leggero kotatsu, fiori di loto. Linee curve d'un uccello eremita, ibis d'oriente. Cadono in fretta sulle pagode in festa, petali rosa. Canne sul Fuji accarezzano il volo. All'infinito. Pianterò presto il banano di Basho nel mio giardino. Trascorro il tempo venerando il ciliegio durante il picnic. Luminescente il profilo dei monti sotto la neve. Certo, l'azzardo, grazie per il sottofondo, è proprio indicato all'occasione. Non è assolutamente facile pensare all'orientale vivendo nell'Occidente, ma c'è tutto un mondo dietro, anche cartoline inviate dalle amiche che parlano di uno spessore sottile, di un legame leggero con le cose. Perché l'aikyo in realtà è quasi uno scusarsi dell'esserci, è quasi, come dicevo anche prima, un volo, un battito, una percezione immediata che è pur fuggevole, è un po' l'espressione di una bellezza ritrovata, come direbbe Kawabata, ma è proprio in questa sintesi, questo sinolo di luce ed ombra, di gioia e caducità, di impermanenza, di senso dell'effimero, di saper cogliere l'attimo, che a volte un poeta si sente di avvicinarsi per esprimere in pochi versi l'essenza di quella folgorante immagine che secondo i canoni classici può essere dettata dalla natura, ma può anche attingere nel profondo, come per esempio l'antesignano della poesia haiku, Basho. La poesia, io non sono qui per raccontarvi, perché credo di stare a parlare a persone molto esperte, ci sono anche consulenti filosofici che affrontano il tema dell'impermanenza, ma addirittura so che il tema è anche oggetto di indagine da un punto di vista psicanalitico per curare delle malattie, delle patologie, o perlomeno per esprimere in pochi versi forse l'essenza del sentimento che si sta provando in quell'attimo, perché è facile raccontarsi, è facile parlare, è facile anche molto facile scrivere, però non è facile scrivere l'essenza, ed è questo rimando all'Oriente mi ha affascinato, perché mi dà la sensazione, accostandomi anche a cineasti giapponesi,